Ciao, Ciao amici gatti, amici amici gatte! gatte! Siamo qui con la dottoressa Enrica Rigolon che in questo video ci parlerà della cistite idiopatica, da cosa può essere causata, perché in realtà non si sa, Esatto. e i possibili rimedi o accorgimenti che possiamo adottare. Buona visione! Salve, sono la dottoressa Enrica Rigolon, un medico veterinario libero professionista. Oggi parleremo di cistite idiopatica felina, conosciuta anche come cistite da stress nel gatto. Affrontiamo questo argomento perché è una delle patologie delle basse vie urinarie del gatto più frequente e più confusa con le altre, sia dai proprietari che purtroppo da molti colleghi. E si chiama cistite idiopatica perché in realtà non hanno ancora trovato le cause che la scatenano. Idiopatica vuol dire non conosciuto. Si sospetta che possano essere dei virus, dei batteri, dei difetti nell'epitelio della vescica e dell'uretra, però in realtà non è ancora stato dimostrato nulla. Quello che è sicuro è che è una infiammazione cronica, sterile delle basse vie urinarie, cioè della vescica e dell'uretra, il tubicino che collega la vescica con l'esterno. Però ha sintomi identici a tutte le altre malattie delle basse vie urinarie del gatto, per cui il gatto comunque va a fare pipì fuori dalla lettiera in qualsiasi punto della casa, miagola perché ha dolore nell'emissione dell'urina. Può anche avere difficoltà nell'emissione dell'urina, per cui potete trovare goccine di pipì o quantitativi molto piccoli di pipì, può produrre urina con sangue, quindi tutti sintomi comuni alle altre malattie delle basse vie urinarie, che possono essere le infezioni batteriche, le infezioni virali, i problemi di calcolosi, eventuali traumi o eventuali conseguenze dovute ad anomalie anatomiche o tumori. Ok, sono tutti sintomi simili. Come facciamo per emettere quindi la diagnosi di cistite idiopatica? Dovete portarci il micio in ambulatorio quando sta male. Noi lo visitiamo, la prima cosa che faccio io è andargli a palpare la vescica, perché soprattutto nei gatti maschi una delle conseguenze più frequenti e più gravi di una anche cistite idiopatica è l'ostruzione dell'uretra, per cui il micio non riesce neanche più a fare pipì e se non gestita tempestivamente può addirittura andare incontro a morte nei casi più gravi. Ok, quindi ce lo dovete portare a visita. Noi li visitiamo di tutto punto, controlliamo la vescica. Spesso gatti che hanno disturbi cronici a livello di vescica d'uretra si ciucciano anche in maniera insistente questa parte qui inguinale dell'addome, quindi magari possiamo trovare anche il pelo rovinato, stropicciato o una zona alopecica, quindi senza pelo, quindi ci indica che magari il gatto può avere fastidio. Se lo palpiamo, lui manifesta fastidio e dolore, giustamente. E quindi cosa vi proponiamo? Vi proponiamo di fare un esame delle urine, perché con l'esame delle urine noi possiamo controllare diversi parametri delle urine, tra cui il pH, il peso specifico, la presenza di proteine, anche la presenza di sangue occulto, perché a volte è evidente anche per voi che c'è sangue nell'urina perché la vedete o rosata o con sangue fresco, ok? A volte non si vede, noi con l'esame delle urine riusciamo a vederlo. E con l'esame delle urine possiamo anche evidenziare se nella pipì ci sono cristalli, che sono il campanellino d'allarme che ci potrebbero essere calcoli, oppure possiamo vedere anche se ci sono cellule anomale, che potrebbe significare che potrebbe esserci anche in corso una forma neoplastica, ok? Dall'esame delle urine, quindi, se vediamo che invece il pH è normale, il peso specifico è normale, non ci sono tracce di sangue, però ci potrebbero anche essere, la proteinuria è normale, non ci sono tracce di cristalli, non ci sono tracce di cellule cattive, ci indirizziamo verso una diagnosi di cistite idiopatica. Per confermarla vi proporremo un esame radiografico, o meglio, per chi ce l'ha a disposizione, un esame ecografico, perché così possiamo vedere anche le pareti della vescica, così ecograficamente
possiamo vedere anche in dettaglio le pareti della vescica, possiamo vedere meglio se dentro nel lume della vescica ci possono essere dei calcoli, perché alcuni calcoli sono radiotrasparenti, si dice, cioè con l'esame radiografico non si vedono. E quindi abbiamo un quadro più completo della situazione, non solo con l'esame ecografico possiamo vedere meglio se ci sono forme neoplastiche, perché si potrebbe trattare di tumorini di calibro talmente piccolo che radiograficamente non si vede, o possiamo vedere se ci sono anche anomalie anatomiche. Spesso i gatti di razza soffrono di uretere ectopico, per cui l'urina non entra in vescica in maniera corretta e poi loro lo manifestano con disturbi delle bassi vie urinarie. Tutti i dettagli che con la radiografia si perdono. Una volta escluso quindi che ci possano essere una qualche altra forma di infiammazione delle basse vie urinarie, possiamo dire si tratta di cistite idiopatica felina. Mi fermo un secondo per parlarvi di come curarla, parlandovi di come raccogliere il campione di urine. Noi consigliamo la raccolta per cistocentesi, che vuol dire prendere una siringa, prenderci la pipì direttamente dal pancino del micio, bucando il pancino del micio e aspirandola. Questo perché così il prelievo è una procedura sterile, non si rischia di inquinare con i batteri le urine e non si rischiano artefatti, cioè alterazioni dovute al fatto che se l'urina è prodotta spontaneamente dal micio si può inquinare anche soltanto con il contatto con il pelo o con il contatto con l'ambiente esterno. Quindi questo è il sistema migliore. Mi rendo conto che spesso non è attuabile, perché il gatto ha mal di pancia, il gatto magari è aggressivo per il viaggio in macchina, è aggressivo perché ha mal di pancia, non è abituato a essere manipolato, il proprietario non c'è d'aiuto perché anche lui va in ansia quando gli diciamo di bucare la pancia al proprio micio. Quindi l'alternativa può essere quella di raccogliere a casa le urine con la lettiera. Dovete pulirla alla perfezione e poi in commercio trovate della sabbietta finta, sono dei granellini di plastica che non interagiscono con le urine, la versate nella lettiera, di solito i gatti l'accettano e a quel punto quando il micio va a fare pipì ce la potete raccogliere. In dotazione avete anche una pipettina e una provettina dove metterci il campione di urine. Perché a me piace meno questo sistema di raccolta del campione di urine? Perché uno si può inquinare, come vi dicevo, per cui dopo non so più se i batteri che trovo erano presenti in vescica o abbiamo inquinato noi il campione. Due, è molto condizionante per voi, perché tra la produzione della pipì da parte del micio e la consegna a noi in ambulatorio devono passare 2-3 orette al massimo, perché poi altrimenti l'urina inizia a modificarsi, è una cosa chimica che avviene sempre e comunque, però ci altera i parametri in maniera tale che noi non sappiamo più se erano alterati nel gatto o se è stata la permanenza in provetta a farlo scatenare, e quindi una consegna rapida e tempestiva. Torniamo quindi al nostro micio che sta male. Abbiamo la diagnosi di cistite idiopatica. Come lo curiamo? La prima cosa che io faccio è dargli un antidolorifico, perché questo povero micio ha tanto male. Terapia del dolore. Un antidolorifico, se quando arriva addirittura ha già gravi difficoltà nella produzione di urina, mi posso anche avvalere di uso di spasmolitici o di antidolorifici oppiacei. Lo droghiamo un po', però lui si rilassa, l'uretra si rilassa, perché può andare incontro a spasmi tali da impedire proprio il passaggio dell'urina e lui finalmente riesce a urinare spontaneamente. Questo è importante perché se non ci riusciamo così dobbiamo metterlo in anestesia e mettergli su un catetere. Quindi risolta la situazione d'urgenza, perché il gatto ha male, risolto questo, perché vi assicuro che già nel giro di 3-4 orette loro hanno notevole beneficio dall'antidolorifico, bisogna cercare di aiutarlo per fare in modo che la cosa non ricapiti.
Come facciamo, visto che non sappiamo quali sono le cause della cistite idiopatica? Non sappiamo le cause, però statisticamente si è visto che la maggior parte dei gatti che arrivano in ambulatorio con la cistite idiopatica sono gatti a vita esclusivamente indoor, cioè chiusi in appartamento, gatti che quindi fanno poco esercizio fisico, sovrappeso, spesso convivono con altri amici e spesso ci convivono non proprio pacificamente, e quindi la cosa è motivo di stress. Spesso non hanno a disposizione una lettiera adatta. Vedete, in commercio ci sono svariati tipi di lettiere. Adesso qua ne ho soltanto alcune. Ci sono anche lettiere ben più grandi, ci sono anche le lettiere coperte. Però tanto per farvi un esempio, anche il gatto ha bisogno di andare in bagno serenamente e agevolmente. Quindi tipo vedete che questo micio qui riesce anche a muoversi, potenzialmente a scavare, cioè già questo micio cosa fa, poveretto? Ok? Quindi mi raccomando, lettiere di dimensioni sufficienti in modo che il gatto possa scavare, girarsi in maniera agevole. Una cosa per cui ci odiate, però io la ribadisco: se avete due gatti, tre lettiere, se avete tre gatti, quattro lettiere. E dove le metto? Bisogna trovare il posto. Mi è stato contestato che magari hanno 5 gatti e una sola lettiera. Fortunati voi, finché vi va bene, cioè io la penso così. Io ho due gatti schizzinosi, se oltre ad avere tre lettiere non gliele pulissi due volte al giorno, apriti cielo. Mi raccomando, lettiere di calibro sufficiente, di numero sufficiente, tenerle pulite, e la sabbietta con la quale le riempite deve piacergli. Tipo, i miei gatti vogliono solo quella finissima che sembra la spiaggia della Sardegna. Non sopportano quelle in truccioletto biologico, che io prenderei quelle per essere meno inquinante, non le sopportano, gli prendo quella di sabbia finissima. Assolutamente io consiglio non sabbie profumate, perché ai gatti la sabbia profumata dà fastidio. Provate a vedere qual è la sabbietta che più piace al vostro micio e cercate di adeguarvi, è importantissimo. Quindi stavamo parlando dei fattori che si è visto essere una cosa che avevano in comune tutti questi amici che soffrono di cistite idiopatica. Quindi l'ambiente, la vita indoor, magari un uso non corretto delle lettiere e magari anche un ambiente non sufficientemente stimolante, visto che sono dei predatori chiusi in un appartamento. Per cui cosa facciamo noi per aiutarli? Magari gli arricchiamo anche l'ambiente, compriamo un tiragraffi in più, mettiamo qualche mensolina in modo da anche stimolarli a fare più esercizio fisico. Vendono anche quelle brandine da finestra carinissime con le quali possono guardarsi il mondo esterno e gli uccellini, visto che non possono uscire. Dobbiamo dargli dei diversivi, dobbiamo fare in modo che siano meno stressati possibile. Per dirvi, una mia gatta soffriva di cistite da stress, perché io non le permettevo di uscire nel mondo esterno perché aveva dei gravi handicap, però lei voleva andare. Quindi ogni 3x2 pipì con sangue in giro per tutta casa. Adesso non mettetevi a ridere, però una delle cose che ho fatto è stato comprargli l'acquario con i pesci rossi e lei si passava le ore a guardarsi i pesciolini che nuotavano. Dovete mettere in atto dei diversivi per stimolarli, perché dovete ridurre gli episodi di recidiva. E si è visto che, essendo che tutti i gatti avevano in comune queste caratteristiche, stimolarli, ridurre lo stress, migliorare le condizioni ambientali era buona parte della terapia. Io suggerisco anche un cambio dieta, cioè nel caso il micio mangi solo crocchette, stimolatelo a mangiare cibo umido. Non perché faccia parte della terapia. Il cambio dieta lo facciamo nei gatti che soffrono di cristalluria, di calcoli. Su di loro non è terapia, però li fate bere di più, ingeriscono più acqua, quindi stimolate la diuresi e si dilavano le vie urinarie a favore di una buona guarigione, non ristagnano nella vescica le sostanze di scarto dell'organismo. E sempre per stimolarli a bere di più, magari acquistate una fontanella,
tenetegli sempre l'acqua fresca in modo che bevano e facciano tanta pipì. Come vi accennavo all'inizio, fra le cause sospette di indurre cistite idiopatica nel gatto ci sono potenziali alterazioni dell'epitelio che riveste la vescica e che riveste l'uretra. Non è ancora dimostrato al 100%, ma perché non sfruttarlo? In commercio trovate molte sostanze a cui è stato riconosciuto il potere, perché in campo umano, su di noi esseri umani funziona, di sfiammare l'epitelio della vescica dell'uretra. Contengono sostanze antinfiammatorie naturali, come ad esempio il cranberry, il mirtillo rosso. Se al gatto piacciono, perché non deve diventare uno stress somministrargli medicine, dategliele. Secondo me possono essere un valido aiuto. Non so se avete notato, fra le varie terapie non ho nominato gli antibiotici. Perché? Perché la cistite idiopatica è una infiammazione cronica sterile, non ci sono batteri, non è causata da batteri, quindi gli antibiotici non servono, non fatevi riprescrivere, causate soltanto antibiotico resistenza nel vostro micio. Se la cistite idiopatica si è complicata, se sono giorni che il micio sta male e l'avete trascurato, può essere che siano necessari, perché l'urina a forza di ristagnare in vescica può essersi infettata, ok? Perché i batteri iniziano a far festa quando gli epiteli sono in sofferenza, ma deve essere dimostrato a quel punto con un'urocultura, con un antibiogramma. Non vanno dati antibiotici inutilmente, non è una cistite batterica, mi raccomando, ci tenevo a dirvelo. Mi sembra di avervi detto tutto, se avete domande scrivete a miciogatto.it. Grazie. Grazie mille ancora alla dottoressa Enrica Rigolon. Se avete domande per lei, scrivetele pure qui sotto al video, che sarò lieta di girargliele. La dottoressa risponde anche alle vostre domande nel gruppo Facebook di Micio Gatto. E se avete qualche argomento che vi interessa particolarmente sulla salute del gatto, scrivetemelo pure qui sotto nei commenti, così girerò dei video in futuro con la dottoressa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube di Micio Gatto. Un bacio a tutti, ciao amici gatti e amici gatte!